la necessità in questo momento storico di cominciare a fare certe discussioni. Possiamo essere favorevoli, possiamo essere contrari, ma l'importante è cominciare a discutere, perché mi rendo conto che c'è un livello di ignoranza che continua, che sale. Quindi anche persone che in realtà magari non sono d'accordo su certi tipi di argomenti, però nel momento in cui cominciamo a discuterne, ma poi magari poi troviamo una strada che può essere comune, no? Noi abbiamo quella che è la laicità, che è il terreno sul quale si devono incontrare persone credenti, oppure persone non credenti, lì noi possiamo vederci, perché qua alla fine siamo tutti italiani, dobbiamo rispettare tutti la stessa Costituzione. E quello che bisogna evitare è proprio quello di fossilizzarsi su certe posizioni che alla fine poi ci portano allo scontro, ad essere inclusivi invece che tutto al contrario. Noi vogliamo essere aprire agli altri e non essere esclusivi, come per esempio accade quando si fanno manifestazioni che sono in qualche maniera etichettate come religiose e che magari coinvolgono anche problemi che sono della società civile. Una delle cose che voglio dirvi è che, come medico, ho sempre visto questa legge come una legge compassione. Questa è una legge che viene fatta perché esiste un problema, non perché crea un problema. Allora io ricordo agli inizi della mia professione, quando c'erano persone che andavano ad abortire in maniera illegale. O c'era il decotto via Piovo, a Piovo è il prezzemolo, per cui queste persone andavano incontro ad un'insufficienza renale grave e spesso morivano, oppure si affidavano a personaggi che non avevano a che fare con la medicina e che infilavano nell'utero, perdonate, ma è così, un qualsiasi attrezzo e tiravano quello che gli capitava. E voi vedevate nel pronto soccorso persone che arrivavano con le budelle che uscivano dalla fa schifo, è terribile, ma era questa la verità, è stata questa la legge compassionevole che ci ha impedito di fare tutto questo. Ora che succede? Siamo andati avanti? No, adesso abbiamo avuto questa apertura all'estero, ci sono moltissime donne che vengono qui in Italia e mentre la percentuale di persone che praticano l'aborto italiano è diminuita, perché questo è lo spirito della 140, noi non vogliamo l'aborto è l'ultima, è una cosa devastante, terribile. Noi vogliamo semplicemente proteggere quelle persone che sono costrette a farlo per evitare due morti, invece che uno solo eventualmente poi, e discutiamo, se vogliamo, sul significato poi della vita quando nasce. Ma adesso abbiamo queste donne dell'est che con la loro cultura anche contadina vengono qui, si pigliano mezzo chilo di prostaglandine, quelle che si usano per lo stomaco, un Sofenac, e abortiscono. Abortiscono da soli, abortiscono in bagno, abortiscono morendoci. E allora noi che cosa vogliamo fare? Possiamo mai essere noi quelli che vogliono l'aborto? Ma sareste nella mia professione, ma quante donne io ho convinto a non abortire? Io non ho mai creduto l'aborto, una cosa buona. Ma io sempre avevo sostenuto che questa legge, che è una legge compassionevole, andava sostenuta proprio in quelle situazioni nelle quali ci stavano questi tipi di problemi. E concludo con una cosa che mi ha molto divertito, permettiamo un po', del professor Flamini. Il professor Flamini, che è uno dei presidenti onorari dell'UAR, Unione Atei Agnostici Nazionalisti, sul discorso di quando nasce la vita, perché poi è là che ci si ferma, ci si blocca, eccetera, eccetera, ha detto: la vita nasce, secondo alcune fedi religiose, nel momento in cui si incontrano l'ovulo e lo sperma. Questo che cosa significa? Che quindi, se io faccio un'inseminazione in provetta, io avrò una provetta gravida, e devo stare attenta a come la muovo, se non apro una provetta a rischio, e se cade a terra la provetta e si rompe, che cos'è? Interruzione di gravidanza in provetta? Allora, cerchiamo di essere, come dire, anche umani. E la contraccezione è proibita, e non è possibile utilizzare il profilattico che è proibito. E la pillola del giorno dopo, ma abbiamo i farmacisti, stanno unità i farmacisti che si rifiutano di dare la pillola del giorno dopo alle persone senza avere nessun diritto legale a farlo. Allora, scusate, che bisogna fare? Astenersi completamente? Ok, magari questa è una scelta che può fare qualcuno, io no. Professore Marino ha parlato della nostra Costituzione e qui gioca sempre a